assolutamente qualche anno fa e l'ho rinnovato in modo drastico, tagliando via tutto quello che avevo detto qualche anno fa e mettendoci tre parti per la delusione di Mario, ma volevo farlo un po' diverso. Però ritorno sul discorso del problema della longitudine per arrivare poi a parlare del GPS, che invece è uno strumento che ormai è nell'utilizzo comune. Allora, prima di tutto, che cosa vuol dire latitudine e che cosa vuol dire longitudine? Quindi ripassiamo un pochino questi termini. Latitudine è quella che mi è indicata dal parallelo, quindi abbiamo qua un punto G sulla Terra, il parallelo di G è quello che mi dice, il numero che corrisponde al parallelo di G è quello che mi dice la latitudine, e per farci un'idea dei numeri e della terminologia che si usa, abbiamo che l'equatore è a 0 gradi, il polo nord è 90 gradi nord e il polo sud è 90 gradi sud. Questa è la dicitura che si usa. E Genova, per dire un posto importante, è a 44 gradi, quindi quasi a metà strada tra l'equatore e il polo nord. Quindi 0, 90 nord e 90 sud. La longitudine invece, in questa figura, la longitudine del nostro punto G mi è data dal meridiano di G e è l'angolo formato dal meridiano di G rispetto al meridiano di Greenwich, che si dice Greenwich, questo per informazione. Il meridiano di Greenwich è 0 gradi, Genova è 8 gradi 52 primi a est, quindi vediamolo un attimo qua. Questo mappamondo è un po' delicato. Quindi qua abbiamo il meridiano 0, Genova si trova a est, Parigi si trova a est, New York si trova a ovest, 73 gradi a ovest. Non lo vedo. Ok, quindi questa è l'espressione che si usa. Già una cosa risulta ovvia: equatore, polo nord e polo sud sono dei punti molto rappresentativi che ci danno 0, 90 gradi nord e 90 gradi sud. Il meridiano, si capisce che non c'è un punto, a parte il meridiano di Greenwich, che è stato definito come il meridiano zero, che abbia un significato particolare. Il problema della longitudine risiede proprio in questo. Allora, come calcoliamo la latitudine? La latitudine è abbastanza facile, perché al polo nord noi abbiamo, al polo nord celeste abbiamo la stella polare, calcoliamo l'altezza della stella polare sull'orizzonte e quella lì è la nostra latitudine. Quindi se noi ci troviamo al polo nord la stella polare ce l'abbiamo sulla testa, se siamo all'equatore ce l'abbiamo sull'orizzonte, questo angolo che vediamo nel cielo è proprio l'angolo che noi andiamo a misurare sulla Terra. Il modo per trovarla lo sappiamo tutti: la stella polare non è una stella particolarmente brillante, tantomeno l'orsa minore, quindi partiamo dall'orsa maggiore, congiungiamo queste due stelle, andiamo verso l'alto rispetto al disegno del pentolino e troviamo la stella polare a 5 passi di distanza. Un discorso chiave per trovare la posizione di una nave è quella di sapere qual è la nostra posizione dopo aver fatto un movimento. Quindi, in termini di nord, sud, est e ovest, se esco da Polari, vado a est fino a via Casaregis. No, poi, è a ovest. A ovest. Ho sbagliato. Vado a ovest fino a via Casaregis. Scusa, se ti ho interrotto, ma... No, perché io abito dall'altra parte. Vado a ovest fino a via Casaregis, poi vado a sud per 10 minuti e mi trovo davanti al mare. Quindi io, descrivendo una,
un movimento, esprimo una nuova posizione. E così è come si faceva quando si viaggiava. Eh? Si teneva conto di quanta strada si faceva e in quale direzione per cercare di capire dove si era arrivati. Come si faceva sulle navi? La velocità si calcolava in un modo molto azzardato, cioè si, c'era una corda con dei nodi ogni 51 piedi e si faceva scorrere questa corda per 30 secondi, poi si contavano i nodi e così si sapeva qual era la velocità della nave. La direzione era data dalle stelle e dalla bussola. Mettendo insieme queste due informazioni, sapendo dove si era un certo giorno, si calcolava dove si era arrivati il giorno dopo, nel momento in cui in mezzo al mare la nave non aveva nessun punto di riferimento. Ma cosa vuol dire nord? Ho detto con le stelle e con la bussola si trova al nord. In realtà il nord, usiamo la parola nord per dire il polo nord celeste, la stella polare che si trova quasi precisamente al polo nord celeste. Oppure il nord definito dalla rotazione della Terra e quindi il polo nord geografico che è un punto della Terra. Oppure il nord che è definito dal campo magnetico della Terra, che è il polo nord magnetico. Ora, il polo nord celeste e quello geografico sono strettamente associati perché il polo nord celeste è quello che si ottiene per proiezione dell'asse di rotazione della Terra nella sfera celeste. E quindi questi due sono effettivamente equivalenti. Cioè, calcolarlo con la definizione di rotazione della Terra o rotazione delle stelle nel cielo mi indica la stessa direzione, anche se uno è sulla Terra e l'altro nel cielo. Il campo magnetico invece si basa sul campo magnetico, non c'entra niente con la rotazione della Terra. Infatti non sono nello stesso punto, non lo sono proprio per niente. Il polo nord magnetico si trova scostato di 11 gradi secondo questa figura, quindi non ha nessun legame particolare, magari sì, dal punto di vista geologico ci sarà qualche legame che fa in modo che l'asse magnetico sia vicino all'asse di rotazione, però non è detto che siano identici e infatti non lo sono. Allora vi dico qualche piccola curiosità. Quindi il polo nord geografico è questo, il polo nord magnetico, qua un po' esagerato, si trova in questa posizione, quindi per uno che sta qui coincide la direzione nord, cioè se io prendo il nord con la bussola o se lo calcolo con la stella polare ho la stessa direzione. Per chi vive qui invece la stella polare la vedo in questa direzione mentre l'ago della bussola è in questa direzione. Chi vive da questa parte ha la situazione opposta. Chi vive all'antipodo di questo posto avrà nuovamente polo nord e polo nord magnetico e geografico allineati. Allora sono andata a cercare su internet, si trova veramente di tutto, per capire quanto è diverso il polo nord magnetico, la direzione nord indicata dalla bussola, da quella geografica. E l'Islanda ha un angolo molto importante, abbiamo 15 gradi e è inclinato in questa direzione, mentre per quanto riguarda Mosca abbiamo che mentre il polo nord è sempre in alto in una cartina geografica, il polo nord geografico è sempre rappresentato così, il polo nord magnetico si trova verso est. Complicare le cose ulteriormente, il polo nord magnetico si sposta
velocemente anche, cioè si sposta anche in un giorno solo. A lunga distanza si cioè fa dei piccoli giri. A distanza di anni invece si sposta e cammina. Ora si sta avvicinando alla Russia. In base alle misurazioni, esplorazioni, informazioni che abbiamo del passato, è stato addirittura qua tracciato dal 1600, quindi si presume che abbia fatto questo giro, sia sceso fino qua per poi risalire. Vi faccio notare che dal 1900 al 2000 ha fatto tanta strada così e dal 2000 al 2011 ha fatto tanta strada così, quindi sta pure accelerando molto, quindi si sta veramente muovendo tantissimo. Questo invece riguarda un periodo un po' più breve, ma si vede un po' meglio in che posizione si trova. Quindi il polo nord magnetico in questo momento si trova in mare, mentre fino a qualche anno fa era proprio sulla terraferma nel territorio canadese. Quindi si trova, vediamolo un attimo se riesco a capire dove qua, non mi sono preparata. Non so come non c'è luce stasera su quanto mondo. Perché non ho attaccato la corrente. Quindi si trova in questa posizione, mentre il polo nord geografico è qua. Quindi, se vedo dove è Genova, ve lo faccio vedere. Ecco Genova che si trova qui, adesso allineata con questa striscia. Vede il polo nord geografico in questa direzione e il polo nord magnetico un pochino più est. Ecco anche a Genova, quindi questa, vediamo che sono abbastanza allineati, per questo gli antichi romani consideravano le cose più belle. Gli antichi romani avevano la bussola. No. Quando è stata inventata la bussola? In Europa nel 1200, intorno al 1100 ad Amalfi fu introdotta, arrivando dalla Cina. Ah, ecco. Perché in fondo è un esperimento facile da fare, basta prendere un ago un po' magnetizzato e la bussola si fa con un pezzo di sughero, quindi pensavo fosse più vecchio. Comunque, diciamo, per gli scopi normali, di vita normale, vediamo che è un po' inclinato, ma più o meno è nella stessa direzione del nord geografico. Il cambiamento, questa è una curiosità che vi voglio raccontare, non c'entra niente, ma mi è piaciuta moltissimo. Il cambiamento, lo spostamento del polo nord magnetico ha fatto sì che nel 19 febbraio 2011 cambia la numerazione delle piste dell'aeroporto. Ora, le piste dell'aeroporto di Genova, che voi dite lei, le piste dell'aeroporto di Genova sono quella arrivando da qui e quella arrivando da là. È così, io pensavo che fosse uno scherzo, ma invece sono contate due. Quindi questa pista si chiamava la pista numero 11, mentre questa pista si chiamava la 29. Ora, per chi non lo sa, il contrario. Contrario, questa è la 29? È la 29. E come si chiama? Sarebbe 2,90 e 110. La direzione in cui va? Ah, capito. Okay. Da destra arriva da allora, poco fino. La direzione 110. In cui vado, vedete, è 285 gradi. 285 gradi approssimato, sarà stato 285,1, approssimato era 290. Si toglie l'ultima cifra e quindi la pista era 29. Venendo in questa direzione l'angolo è 105 e quindi sarà stato quindi 104,9 approssimato 110. Quindi era al contrario, 105,1 perché si fa la differenza. 105,1 quindi 11. Lo spostamento del polo nord magnetico ha fatto sì che da 285,1 siamo passati a 284,9 e quindi adesso le piste si chiamano 28 e 10 dal 19 febbraio 2011. Ho detto giusto? Sì. Okay.
Andiamo avanti. Ma non è che è una perversione genovese di sembrare due piste, è lo standard internazionale. No, no, allora, lo standard internazionale sì, definisce che le piste siano numerate secondo la direzione in cui si va rispetto al nord magnetico. Quindi questa è la definizione per la numerazione delle piste, poi approssimato e troncato a, a 2G. Quindi questa è la definizione delle, delle piste dell'orologio. E quindi anche gli effetti dello spostamento del polo nord li abbiamo avuti anche qua. Andiamo poi dietro nel tempo, andiamo, forse ve la ricordate perché la slide su La Divina Commedia, che la rivedrete ancora a marzo quando la rifarò ancora una volta, per vedere nel 1310 che cosa sapeva Dante su latitudini e longitudini. Allora, le latitudini erano chiamate climi, e qui quindi fa un riferimento e parla del primo clima, indicando questa latitudine, e questo abbiamo visto è un calcolo che comunque si poteva fare facilmente guardando l'altezza della, della polare sulle regioni. Anche la polare si è spostata un po' dal polo nord, ma questo è ancora un altro discorso. Ma diciamo, quella lì comunque di concetto è una misurazione facile e naturale. Il discorso invece delle longitudini è molto più delicato. E infatti questa mappa, che rappresenta quello che si conosceva del mondo nel 1310, ci fa vedere quanto era sbagliata la conoscenza della longitudine. Quindi le longitudini erano fortemente errate per eccesso. Si prendeva come zero, come meridiano zero, Gerusalemme, e si estendeva di 90 gradi a est e a ovest. Dante ci descrive molto bene questo fatto del Gerusalemme 0, meno 90 più 90, in questa frase dove dice che a Gerusalemme, il cerchio di Gerusalemme aveva il sole all'orizzonte, mentre la notte era sul Gange con la bilancia, e l'aurora, no, e qua? Ok, no, volevo anche la frase che parlava del, della Spagna, ma ho preso la frase sbagliata. Comunque, in un altro punto fa anche riferimento alla Spagna, quindi ci dice proprio che si credeva che ci fossero 90 gradi tra Gerusalemme e l'India e tra Gerusalemme e la Spagna. Non è così. Infatti tra la Spagna che si trova qui e l'India che si trova qua non ci sono 180 gradi. Ce ne sono molti, molti di meno. Ce ne sono solo pochi più di 90. Quindi ai tempi di Dante si pensava che questo fosse molto più esteso. Ritorniamo al problema della longitudine. Allora, come si può calcolare? Vi ricordo, questi erano i dati che abbiamo visto poco fa. Questa figura è quella che ci dà un'idea di qual è il modo per calcolare la longitudine. Che differenza c'è tra Genova e Mosca, che a Genova è notte e a Mosca è giorno. Quindi che cos'è che ci distingue un punto che ha una latitudine, una longitudine piuttosto che un'altra? È l'ora. Quindi il problema di determinare la longitudine si capisce che è strettamente legato al problema di calcolare l'ora ufficiale. Nel 1500 la precisione di un orologio era circa 15 minuti al giorno. Quindi, parlando dei viaggi che facevano nel 1500, 15 minuti al giorno, un viaggio che durava 4 mesi, capite bene che l'orologio non serviva. Nel 1637 Galileo descrive
la possibilità di sfruttare il moto di un pendolo per fare un orologio. Ma Galileo scopre anche un'altra cosa che è ancora più interessante, scopre i satelliti di Giove, i quattro satelliti di Giove che sono facilmente osservabili con un binocolo e che quindi era alla portata degli strumenti dell'epoca. Quindi scopre i satelliti galileiani che si spostano di parecchio da una nota all'altra. Quindi manda una lettera al re Filippo III di Spagna, che aveva promesso un premio per il calcolo della longitudine nel 1598, dicendo: studiando il moto di questi satelliti noi possiamo capire che ora è, e quindi capire, facendo la differenza tra il mezzogiorno di quando mi trovo qui in mezzo al mare con il mezzogiorno che mi viene indicato dalla posizione dei satelliti di galileiani, io so qual è la mia longitudine, cioè la differenza tra i due mezzogiorni mi dice la longitudine. Tutto quello che ci guadagna è una collana d'oro dall'Olanda. Vedremo che poi ci saranno un ballo premi ben più ricchi di questi. Queste sono le tavole fatte da Cassini. Quindi Cassini ha disegnato queste tavole che davano la posizione, il calcolo della predizione del moto dei pianeti, perché si è capito subito come era regolare questo moto, che quindi si poteva prevedere a lunghe distanze, e quindi mese per mese dava per una certa ora, giorno per giorno, le posizioni dei satelliti. Quindi guardando dove si trovavano i satelliti, i naviganti potevano capire qual era l'ora. Quindi, e tra l'altro anche una cosa di precisione, mille volte all'anno ci sono delle eclissi dei satelliti di Giove, che quindi mi danno è molto facile da osservare, da misurare un satellite che non si vede, no? E quindi permette una misurazione abbastanza precisa e quindi praticamente definisce un orologio astronomico visibile da tutti e da tutto il mondo. Questo metodo è stato molto utile per le rilevazioni terrestri, perché uno aveva tutto il tempo di farsi i suoi conti, e quindi questo metodo ha permesso di fare delle misure precise di longitudine per quanto riguarda i territori, quindi per esempio capire che l'India era più vicina di quanto si pensasse. Però ci sono due problemi in navigazione. La nave dondola, avete presente quando si fa osservazioni col binocolo che bisogna fissare una cosa poco luminosa e dopo un po' fanno male le braccia? Se la nave dondola, questo sicuramente rende tutte le cose complicate. E i cieli non sono sempre sereni durante la navigazione. Quindi è un buon orologio se uno ha abbastanza tempo e abbastanza stabilità per stare ad aspettare di poter vedere Giove chiaramente. Una cosa, una battuta che ha fatto Luigi XIV a questo riguardo, perché allora a quel punto sono state misurate con precisione le coste della Francia, e si sono accorti che questo pezzo di terra che sembrava arrivare fino a qua in realtà arriva solo fino a qua. Nella parte marroncina è la figura corretta di adesso, mentre queste sono le misurazioni che erano state fatte. E quindi ha detto: perdo più terra a causa dei miei astronomi che dei miei nemici. Perché anche qua in basso c'era un'estensione molto più grande, e con queste misurazioni effettivamente ha perso una parte di territorio molto grande che pensava di avere. Sempre un orologio astronomico è dato dall'osservazione della Luna, perché anche la Luna passa vicino
alle stelle, delle stelle molto luminose, e quindi guardando la Luna e la sua posizione rispetto ad altre stelle o l'eclisse di una stella da parte della Luna può permettere di calcolare il tempo avendo un orologio astronomico che da qualunque parte della Terra tutti vedono uguale. Quindi un orologio che vale per tutta la Terra, e di nuovo facendo la differenza tra il mezzogiorno locale con il mezzogiorno delle tavole di riferimento, si poteva calcolare la longitudine. Il problema è che non c'erano carte così precise da permettere questo tipo di misurazione. Allora è stato istituito nel 1675 l'osservatorio di Greenwich per fare carte stellari molto precise a questo fine. E Flamsteed si trova, l'astronomo si trova a lavorare a Greenwich per 40 anni, sottopagato, e questo vedremo che ha la sua influenza un po' più tardi, per disegnare, per catalogare le stelle più luminose, per cui poi verrà pubblicato il suo catalogo stellare. Qual è un grosso guaio di non sapere la propria posizione in mare? È successo questa cosa, dopo nel 1707, dopo una battaglia in Inghilterra, 21 navi tornano in Inghilterra e c'è la nebbia, come è normale. Il capitano stima di essere in una certa posizione, ma invece era più vicino alla costa britannica. Problema, vicino alla costa britannica c'era questo. Si trovava in questa posizione, va a sbattere dentro questi scogli tremendi, 4 navi vengono perse e 1650 uomini sono dispersi. Quindi una conseguenza veramente drammatica del fatto di non sapere qual è la propria posizione. Allora nel 1714 il Parlamento inglese, visto che le sue navi ci teneva, emana il Longitude Act, cioè un premio per chi riuscisse a risolvere il problema della longitudine. Un premio in diverse categorie a seconda della precisione ottenuta. Quindi 10.000 sterline per chi fosse riuscito a dare una precisione di un grado, 15.000 per due terzi di grado e 20.000 per mezzo grado. Tenete presente che un grado alle 4 ore sono 40.000 diviso 360 gradi in chilometri, quindi sono più di 100 chilometri. Per credere una precisione di un grado a noi sembra già un errore molto grossolano di sbagliare di 100 chilometri. Mentre un grado alla latitudine di Genova sono 78 km, ovviamente, no? Quindi abbiamo lo stesso angolo all'equatore, mi descrive una distanza molto più grande, al polo nord è zero, in tutti i punti coincidono. Un grado di longitudine. Di longitudine, longitudine, eh? Ups, è vero, scusate. La longitudine, longitudine. La latitudine... Non mi confondete, mi ci vuole già tutto, ci mette anche due per rompervi adesso. Poi mi confondo, poi dico delle scienze. Allora, andiamo avanti a vedere invece come va sul versante orologio. Allora, nel 1714 questo signore inventa un orologio sottovuoto con un meccanismo per dare la corda senza fermarlo, perché c'è anche questo problema. In mare, se lo fermi, poi non sai quanto è il tempo passato e nel tempo che gli hai dato la corda. Vedete, poi qua tutto bilanciato per i movimenti del mare. Una tabella per vedere quanto accelerava, quanto decelerava a seconda della temperatura, però al meglio questo orologio qui dava un errore di 6 secondi al giorno che tradotto in secondi di grado di longitudine è
No, il contrario. Cioè, longitude act richiedeva invece una precisione di 3 secondi al giorno, al più un errore di 3 secondi al giorno. Sono confusa con i secondi dei gradi e i secondi dei tempi. Naturalmente, quando ci sono dei soldi, vengono fuori gli inventori. E allora ci sono state delle soluzioni molto colorite. Una era quella di mettere in tutto l'oceano, a distanze fissate, delle navi con a bordo dei cannoni che a mezzogiorno del meridiano zero facevano dei fuochi artificiali, no, a mezzanotte allora sarà stato, facevano dei fuochi artificiali e sparavano cannone. In questo modo chi era sulle navi sentiva cannone e si metteva un po' sull'orologio. Avevano leggermente sottostimato la profondità dell'oceano, per cui non è, quello era un po' complicato. Una soluzione molto più agghiacciante era quella del fatto che si riteneva che ci fosse una polvere che permetteva di guarire una ferita da taglio mettendola sul coltello. Cioè, mettendo la polvere, io mi taglio, mettendo la polvere sul coltello, io guarisco. Beh, sono un buon sistema. Si riteneva che ci fosse questa cosa. Questa cosa, quindi, se io do una coltellata a un cane e poi metto la polvere sul coltello, il cane tira un urlo. Questo era l'esperimento che si riteneva funzionasse. Allora dicevano, facciamo così, io tiro una coltellata a un cane e mi tengo qua al coltello. Voi vi portate il cane su una nave e state bene attenti che la ferita non si chiuda. A mezzogiorno, tutti i giorni, metto la polvere sul coltello, il cane fa e voi mettete a posto l'orologio. Questa era una delle soluzioni proposte. Cos'è il voodoo? Non si sa bene se c'era una sottile vena di sarcasmo in questa proposta, no, ma è stato proposto anche questo. Ufficiale, si trova. Allora, a parte queste soluzioni molto colorite, colorate, un'altra soluzione è quella di cui abbiamo parlato prima, il campo magnetico. Si sapeva benissimo che la declinazione magnetica data dalla differenza tra il polo nord magnetico e il polo nord celeste o geografico sono diversi, e quindi se io sono in un certo punto qua e ho una cartina che mi dice di quant'è la declinazione magnetica, io so in base alla mia latitudine e alla mia declinazione magnetica, vado a vedere qual è il punto che corrisponde a questi dati. Perfetto. Questo è un metodo assolutamente perfetto, perché uno parte con una cartina, non deve fare nessun calcolo, non ci vuole nessun macchinario, perché basta che guardi la cartina e confronti quei due angoli che sono facili da misurare, una bussola e la polare, che si trova anche facilmente perché l'orso maggiore si vede sempre. Però c'è un problema: intanto la poca precisione delle bussole, e poi ci sono delle fluttuazioni magnetiche non da poco. Vedete tutte queste macchiette rosse? Sono zone di anomalia magnetica. Quindi, a parte il fatto che abbiamo visto che il polo nord magnetico si è spostato in 10 anni di parecchio, e quindi ha cambiato la sua posizione, ha cambiato il numero delle piste dell'aeroporto di Genova, non mi ricordo come è iniziata la frase. Ho aperto troppe parentesi. A parte il problema del fatto che si sposta, c'è proprio il problema che le linee non sono proprio belle precise, ma fanno un po' così, e poi da un giorno all'altro cambiano, e ci sono delle zone, qua nelle Alpi sembra che sia un marasma più totale di anomalia magnetica, dove una bussola
sulle Alpi non ci vanno le navi. Sulle Alpi non ci vanno le navi, ma non è detto che non ci sia un posto di anomalia magnetica in mezzo all'Atlantico, e allora lì. Peccato, perché sarebbe stato un buon metodo, questo è stato uno dei metodi. Torniamo alle distanze lunari. Nel frattempo la legge di gravitazione universale spiega anche bene il moto della Luna, per cui si possono fare delle previsioni molto accurate. I calcoli li facevano a mano, è quello che mi sorprende, però potevano fare calcoli molto accurati di previsione del moto della Luna rispetto alle stelle. E quindi andiamo a vedere le occultazioni delle stelle. Ritorniamo a Flamsteed, che sottopagato a Greenwich stava catalogando le stelle. Flamsteed finisce di catalogare le stelle, ma non le pubblica perché non l'hanno pagato. Newton e Halley gli rubano i risultati e ne pubblicano 400 copie. Flamsteed, arrabbiato, va in giro, le raccoglie, se le ricompra tutte, le brucia. Tutte no, ne raccoglie solo 300, 100 gli sono sfuggite. Quindi i risultati di Flamsteed sono stati pubblicati soltanto dopo che lui è morto, nel 1725, in questo catalogo. Poi successivamente sono state fatte, a partire dal suo catalogo, queste cartine, e successivamente è stata fatta una versione tascabile dai francesi. E quindi ho trovato anche queste informazioni. Quindi queste informazioni sono comunque state tenute private, nonostante ci fosse già questa conoscenza, per questo piccolo disguido dello stipendio di Flamsteed, che erano considerati strategici dalla marina inglese e non li lasciava pubblicare. Sì, tra l'altro giusto, bisogna tenere conto che tutti questi discorsi di calcolo delle longitudini, vedremo come questo poi si ripete, è sempre molto legato al segreto militare. La potenza britannica è venuta fuori di lì. Allora, ritorniamo al discorso dell'orologio. Allora, c'è questa curiosa invenzione. Nel 1713 John Harrison, che era figlio di un falegname, costruisce un orologio che è fatto tutto di legno. È molto carino, vedete le ruote? Sono di legno. E questa è una foto a raggi X che fa vedere come ha tagliato tutti gli ingranaggi delle sue ruote lungo la grana del legno per avere i denti più robusti. In questo modo Harrison è riuscito a fare un orologio molto preciso, anche tenuto conto del fatto che acciaio e ottone hanno diversi coefficienti di dilatazione, per creare un pendolo che rimanesse della stessa lunghezza. Perché ovviamente se il pendolo si allunga va più lento, se il pendolo si accorcia va più veloce. Lui con questo stratagemma è riuscito a fare un pendolo costante, che quindi non risentiva delle differenze di temperature. Quindi ha fatto questo bellissimo orologio qui, l'ha messo in una pendola tutta bella, che così quando l'ha finito poi è riuscita a venderlo. E studiando il sorgere di una stella dal cammino dei vicini, questi allineamenti del tipo un dito un po' più lungo, un dito più là, si è accorto che aveva un errore di un secondo al mese, che era mostruosamente più preciso di qualunque orologio che ci fosse. E appunto, poi quando l'ha finito, gli ha fatto una bella cosa, l'ha veduto e si è messo a giocare a costruire degli altri. Harrison inizia a pensare che forse con le sue tecniche riesce a fare un orologio marino. Ne parla con Halley, che nel frattempo a Greenwich ha successo un Flamsteed, che lo incoraggia moltissimo e lo manda da un orologiaio famoso, Graham, per farsi dare un giudizio detto da un orologiaio. E Graham lo incoraggia moltissimo e gli dà anche dei soldi, perché pensa che questo ragazzotto possa fare un bel lavoro. E così infatti succede. Nel 1735
Abbiamo questo orologio, qua abbiamo soltanto la meccanica, manca tutta la scatolona di legno che lo chiudeva. È un orologio che pesa più di 35 kg, vedete molto spesso. Che aveva le sue belle ruote di legno, come Harrison aveva progettato per il suo primo orologio. Lo prendono, lo provano lungo un fiume. Vedete, anche qua si vede, mi piace questa foto perché si vede di nuovo l'acciaio ottone per sfruttare, in questo caso, la molla per far andare l'orologio. Lo provano lungo un fiume, funziona benissimo. Grant, questo orologiaio, è assolutamente entusiasta. Dopo un anno lo provano per un viaggio a Lisbona. Il capitano è entusiasta e scrive un certificato di elogio. Harrison sarebbe pronto a far imbarcare questo per la prova del Longitude Act e prendersi il premio. Però dice, datemi 500 sterline, 2 anni e ve ne faccio uno più bello. Nel frattempo però anche gli altri vanno avanti. Che cosa succede? Il metodo delle distanze lunari diventa più affidabile. Ci sono strumenti migliori che permettono un calcolo più agevole delle distanze lunari. In particolare il sestante è un meccanismo di specchi che non sono riuscita a capire, ma poi per la centesima volta che farò questa conferenza parlerò anche come si usa il sestante, che permette di compensare o di rendere agevole una misurazione precisa anche su una nave che dovrebbe. Quindi con questi strumenti si riesce a migliorare la possibilità di usare le tavole lunari e le tavole stellari. Comunque, passano gli anni, nel 1741 Harrison costruisce un nuovo orologio che, come vedete, è più piccolo. È sempre piuttosto pesante, ma molto più compatto. Teniamo conto anche quanto era grande la cabina di un capitano su una nave. In pratica ci stava la brandina, che non era neanche un letto, avere un orologio così. A Harrison non gli sembrava una cosa elegante avere un orologio di quella dimensione. Quindi riesce a costruire questo orologio. Un grande riconoscimento, tutti dicono sì, proviamo. Ma Harrison dice no, datemi un po' di soldi e un po' di tempo che ve ne faccio uno più bello. E così nel 1759, dopo 19 anni, fa un orologio decisamente più piccolo. Ora le figure sembrano tutte uguali, ma questo è più piccolo e più leggero. Di nuovo manca tutta la scatola di legno che conteneva. Il meccanismo che qua usa invece di quelle barrette metallo acciaio ottone è stato quello di fare una striscia bimetallica che automaticamente si piega da una parte o dall'altra a seconda della temperatura. E questo è proprio il principio che viene usato adesso nei moderni termostati. Quindi questo è il meccanismo che lui ha inventato e che ha permesso di costruire un orologio più piccolo e più leggero. Ma come mai ci ha messo 19 anni per inventare questa cosa e fare quell'orologio? Perché nel frattempo un suo amico orologiaio nel 1753 gli ha regalato un orologio da tasca e quindi gli ha messo un tallo nel cervello. Lui voleva fare un orologio da tasca e così ha fatto. Nello stesso anno è uscito l'orologio da tasca che conteneva i lubrificanti, tutti quei meccanismi che lui ha imparato da questo orologio che gli ha regalato suo amico. Quindi un orologio fatto in metallo che usava diamanti, rubini, usava i lubrificanti e quindi ha costruito questo orologio che il capitano si poteva mettere tranquillamente nel taschino. Finalmente questo orologio parte per il viaggio di test per il premio e tralascio tutti i dettagli, vi dico soltanto che in 81 giorni di viaggio outward
cioè andando in là, ha perso 5 secondi su una nave e stando in tasca del capitano. Sarà vero? No. Questo è... Un altro viaggio successivamente, in questo viaggio ha perso un po' di più. Non ricordo, comunque vedo qua un 39 secondi per il viaggio. E come facevano a sapere che erano persi o 5 o 39 secondi? Quando è tornato indietro. Quando è tornato indietro ho guardato. Che ora faceva? Quando è tornato indietro ha paragonato gli orologi. E quindi finalmente nel 1774, e vi ricordo che l'H1, il primo orologio, era del 35, quindi quasi 40 anni dopo finalmente John Harrison riceve il premio, che non è più un premio pieno perché gli hanno tolto tutti gli anticipi che gli hanno dato nel frattempo. La cosa interessante è che ha subito detto un altro orologiaio, ne fai uno uguale, perché è ovvio che se quell'orologio lì era possibile da costruire soltanto a Harrison, perché era un mago dell'orologeria, non se ne faceva, non era la soluzione del problema se ne esisteva solo uno al mondo, doveva essercene uno su ogni nave inglese. Quindi hanno dato questo orologio da copiare a un altro orologiaio, Kendall, che lo riesce a costruire per 450 sterline, e questa è la foto della coppia di Kendall. Quindi dimostrato, è riproducibile, e quindi gli hanno dato il premio. Da tenere presente che nel frattempo, se stante le tavole lunari erano di facile a disposizione di chiunque, costavano 20 sterline. Quindi forse ha fatto un po' meno scalpore di quello che avrebbe fatto H1 del 35. Questi orologi, per chi li vuole andare a vedere, io ci sono andata ma non me lo ricordo perché questo libro l'ho letto dopo, sono visibili nel museo di Greenwich. Quindi sono tutti restaurati e funzionanti. In realtà H1, H2, H3 sono funzionanti, H4, che invece richiede di essere lubrificato con attenzione, viene tenuto fermo perché non si consumi, mentre gli altri hanno una struttura molto più robusta e continuano ad andare. Quindi questo viene smontato, pulito e fatto andare solo nelle grandi occasioni. Quindi se vi capita di andare lì potete vedere questi orologi. Questo dà l'idea di, si vede un po' una persona, di quanto erano grandi gli orologi iniziali. Rimane sempre da decidere che cos'è lo zero. È ovvio che per gli inglesi lo zero è dove c'era l'osservatorio, dove si facevano tutte le osservazioni, e quindi nel 1851 Sir George Harry definisce e calcola con precisione quello che viene chiamato il Prime Meridian di Greenwich. Nel 1884 questo viene scelto come meridiano di riferimento per tutto il mondo. Naturalmente i francesi avevano proposto Parigi, ognuno aveva proposto il suo. Hanno vinto gli inglesi, per cui il meridiano, che ora è lo zero, poteva essere qualunque cosa, per Dante era Gerusalemme, è stato scelto il meridiano calcolato da Harry. Quindi, che è stato scelto dai 42 delegati che rappresentavano 25 nazioni all'International Meridian Conference di Washington. Piccolo problema, la Terra si muove, non è del tutto ferma, quindi bisogna sempre apportare delle correzioni. Il movimento delle zolle tettoniche dell'asse terrestre ha richiesto successivamente delle piccole correzioni, per cui se andate a vedere il meridiano di Harry è 0,00 e qualcosina, perché è stato ricalcolato e ridefinito. Il meridiano di riferimento, l'International Reference Meridian, ora è ufficialmente calcolato da una commissione internazionale, si basa sempre sul meridiano di Greenwich,
è tenuto aggiornato e calcolato basandosi su osservazioni di satelliti di quasar da varie stazioni coordinate in tutto il mondo. Quindi adesso questo, il tenere preciso la definizione del meridiano di riferimento è compito di una commissione internazionale. E oggi come calcoliamo oggi la longitudine? Questo strumento ha già l'aria un po' datatina, ora sono più piattini, ma questo è un GPS, adesso altro che essere in mezzo al mare con il sestante, ora adesso siamo in macchina e abbiamo uno strumento che ci dice dove siamo. Ma di più, ho la macchina fotografica che quando faccio la fotografia mi scrive la latitudine e la longitudine nei dati della foto. Quindi in questa bugnettina qui c'è un GPS che la mia macchina fotografica ci vuole un po' di tempo, ci dà un po' di qualche metro, però una volta che ho fatto una foto, poi la foto successiva era nel monte di fronte e poi sono ritornata indietro, ma generalmente sembra essere piuttosto affidabile. Questo è un cellulare adesso hanno il GPS dentro, quindi anche questo è un po' lento, ci metto un po', non è un GPS sofisticatissimo, ma anche un cellulare ha il GPS che mi dice latitudine e longitudine. Questo è più veloce, questo è proprio un ricevitore GPS, anche lui ha qualche anno, però uno strumentino molto leggero, questo è molto, molto veloce, funziona molto bene. Vi rifaccio vedere, macchina fotografica, cellulare. Ricevitore GPS con le cartine, questo ha delle cartine memorizzate su una scheda di memoria con tanto di ristoranti cinesi in tutto il mondo, no, in tutta Europa, sono le cartine dell'Europa ed ha diverse informazioni, addirittura si possono caricare le cartine per andare a pesca, ci sono informazioni di tutto il genere. O per funghi. Per i funghi non lo so, le cartine dei funghi non le ho mai viste, ma può darsi, secondo me le sono è segreto militare come gli orologi. Conosce i funghi velenosi, però attenzione. Uno strumento leggero che adesso è alla portata di qualunque escursionista. Vediamo come funzionano. Mi spegnete questa luce qui? Allora, il GPS è stato sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel 1973, integrando idee di sistemi precedenti, cioè c'era già prima. Quindi hanno riprogettato il meccanismo e hanno fatto partire questo nuovo sistema. Ed è pienamente operativo dal 1994. Quindi è stato fatto come gli orologi di Harrison a scopo militare. Nel 1991 gli USA aprono al mondo l'accesso a questi dati con due precisioni diverse, che infatti chiamano PPS, quello di precisione, che è riservato alle forze militari degli Stati Uniti, e l'SPS, che invece era per uso civili con una degradazione volontaria nel segnale, cioè i satelliti davano segnale degradato per portare l'accuratezza a 100 metri. Nel 2000, per quanto riguarda l'uso civile, questa degradazione è stata disabilitata, per cui adesso con un GPS otteniamo una precisione di una decina di metri. Cioè, rimane comunque una limitazione di 18 km, massimo 18 km di altitudine e 500 metri al secondo per la velocità, che possono essere superati ma non tutti e due, in modo da impedire il montaggio sui missili. Quindi c'è ancora questa limitazione. Volevo dire una cosa, non la ricordo. Prima. No, la limitazione peggiore è quella che te lo spiegano, sai,
Hai fregato un piede. Chi c'è libero? Andiamo avanti. Allora, come è fatto? È fatto, si chiama costellazione. Ci sono questi satelliti in orbita, che viene come chiamati costellazione, sì, sono paragonabili a stelle per il nostro idea di riferimento, e da, sono messi in orbita in un modo particolare. Sono dal 2010 abbiamo 31 satelliti che hanno un'orbita quasi perfettamente circolare, cioè una tolleranza molto piccola, su 6 piani orbitali che contengono almeno 4 satelliti ciascuno, a 55 gradi sul piano equatoriale. In questo modo, cioè 6 piani orbitali a 55 gradi con almeno 4 satelliti, fanno sì che da ogni punto sulla Terra ci siano visibili almeno 5 satelliti. Questi satelliti si muovono a una velocità di, fanno un giro in mezzogiorno siderale, e quindi fatto in modo che dopo un giorno intero noi abbiamo satellite nella stessa identica posizione del giorno prima. E su ogni satellite si trova un orologio atomico, alcuni orologi atomici acceso o a rubidio. Poi ci sono i raggi a idrazina per effettuare le correzioni di orbita, perché vogliamo che ogni giorno sia perfettamente lì, e perché vogliamo che l'orbita sia perfettamente circolare. Pannelli solari per la produzione di energia elettrica, uniti a una batteria in modo che funzionino anche quando non vedono sole. Allora, geometria. Il meccanismo è molto diverso da quello di dire vedo una stella là, vedo una stella là, faccio il disegno. Il meccanismo è quello di dire, io vedo, io so che c'è un satellite a quella distanza e so che c'è un altro satellite a quella distanza e so che c'è un altro satellite a quella distanza, ma è un messaggio, un segnale radio, per cui non so se mi arriva di là o mi arriva di là. Io so solo che ha una certa distanza. Allora, questo disegnino qua, che non è comprensibilissimo, ma ve lo riproduco facendolo passo passo, abbiamo una sfera, quindi io so che a x, distanza x, c'è un satellite. Quindi qua un satellite, una cosa così come... So, la distanza x c'è un satellite. Poi so che è sbagliato il disegno. No, il satellite. No? Io sono al centro della sfera. Io sono al centro. Devono essere conoscenti. Io sono al centro della sfera. Io sono al centro. Quindi io so che il satellite si trova più o meno lì. Il disegno è giusto. Il disegno è giusto. Tu sai la distanza di ogni satellite, quindi sai che il tuo punto è nella sfera che ha quella distanza da un satellite, nella sfera che ha sì, distanza... sì, giusto, perché io so dove è il satellite. Non sai ancora dove sei tu. Non so dove sono io, ma so dove è il satellite, è vero, era giusto. Okay. Allora, io so dove è il satellite, perché il satellite mi dice dov'è. Nel messaggio che manda il satellite mi dice chi è, che ora è e dov'è. Sì. Mi dice l'ora... Le informazioni su se stesso, che ci mette 18 secondi a dirmi tutto, e informazioni su tutta la costellazione. Quindi mi dà delle informazioni molto dettagliate su se stesso e delle informazioni più sommarie sulla costellazione. Quindi io so che c'è un satellite qui, a distanza x,
Poi so che c'è un altro satellite a distanza Y. Quindi io so che sono sull'intersezione di queste sfere. Io prendo un altro satellite, quindi l'intersezione di due sfere è una circonferenza. Qua c'è un altro satellite, io ho un'altra sfera. Questa sfera incontra questa circonferenza in due punti. I satelliti sono messi in un modo che questi due punti sono uno più o meno sulla superficie terrestre, uno da un'altra parte, di conseguenza dei due punti è ovvio quale scattare. Quindi se io so di tre satelliti esattamente a che distanza sono, io so dove sono io. Problema, come faccio a sapere a che distanza sono? Loro mi dicono sono qui, sono qui, sono qui, sono le 8, sono qui, sono le 8 minuto, sono qui, sono le 8. Devo avere anch'io un orologio per sapere quanto è distante. Allora, finiamo di leggere che cosa c'è scritto qua. Questo l'abbiamo visto, queste sono le informazioni che mi manda. Il ricevitore GPS identifica i satelliti che può vedere. E questo è perché il ricevitore GPS dentro un orologio ce l'ha, che non è tanto preciso, ma è un orologio normale come quello che usiamo tutti i giorni. Quindi più o meno sa quali satelliti si trovano nel cielo a quell'ora lì, più o meno. Se prendete il GPS e andate negli Stati Uniti, ci mette 20 minuti a capire dov'è, perché non trova i satelliti che si aspetta di trovare. E ti dice, ma ti sei mica spostato di più di 400 km dall'ultimo giorno che ci siamo visti? Dici sì, ah ok, ok, siamo in Canada. Fa proprio così. I ricevitori GPS sui cellulari sono aiutati dalla cellula del cellulare. Cioè, nel momento in cui voi accendete il cellulare sa dov'è, senza il GPS, sa dov'è, perché la cellula dove lui si sta attaccando per poter telefonare è un'area piuttosto ristretta. Quindi il GPS di un cellulare è aiutato dall'informazione telefonica. Un GPS che si basa solo su queste cose, se lo spostate di nazione dice oh mamma mia, che ore sono? Infatti ci mette anche un po' a decidere se è giorno o se è notte, perché a seconda se è giorno o se è notte fa lo schermo bianco, lo schermo nero, quindi ci mette veramente tanto. Se non ha questa informazione, che no, l'informazione di base di cercare quali satelliti cercare. Allora identifica i satelliti, calcola il tempo che ci piega il segnale per arrivare dal satellite al ricevitore. Se lui sa quanto tempo ci ha messo il segnale arrivare al ricevitore, sa la distanza perché il segnale si sposta alla velocità della luce, formulina facile facile. Piccolo problema, questa differenza di tempo si deve calcolare in microsecondi. Quindi bisogna, di nuovo, ritorniamo al problema dell'orologio, bisogna sincronizzare tutti gli orologi al microsecondo. L'orologio del ricevitore GPS deve essere corretto perché è un orologio normale, non ha la precisione del microsecondo. Quelli su satellite sì che sono precisi al microsecondo, ma il mio orologio no. Quindi non ha bisogno di tre satelliti, ma gliene servono quattro, perché mettendo insieme le informazioni di quattro satelliti ricava l'ora esatta al microsecondo. Quando si parla di microsecondi e di satelliti in orbita, non si può trascurare la teoria della relatività. La teoria della relatività ci dice che l'orologio sul satellite si trova su una cosa che si muove velocemente. Questa cosa che si muove velocemente, diciamo dal punto di vista dell'astronauta sulla stazione spaziale, non è che
ringiovanisca di tanto a stare sulla stazione spaziale, ma se io devo contare il tempo in microsecondi, rallenta di 7 microsecondi al giorno, perché va veloce. Va veloce però è più lontana dalla Terra, quindi risente meno della gravità terrestre. Quindi per la minor curvatura dello spazio-tempo accelera di 45 microsecondi ogni giorno. Di conseguenza, in base alla teoria della relatività, gli orologi sui satelliti anticipano di 38 microsecondi al giorno, e questo è verificato. Quindi questo è stata una cosa fondamentale, che finché non ce l'hanno messa avevano delle precisioni molto più scarse. Quindi vengono corretti? Vengono corretti, anzi credo in realtà che loro mandino l'ora e la correzione da effettuare sull'ora in base alle informazioni che hanno, perché loro sono costantemente aggiornati, loro sanno perfettamente il loro stato. Quando ci sono le correzioni dell'orbita, li spengono, cioè nelle varie informazioni che dicono, io mi chiamo satellite numero 102, mi trovo in questa posizione, non credere a quello che ti dico. Cioè c'è anche il messaggio che dice, non contare su di me in questo momento perché mi stanno riposizionando. Quindi manda tutte le informazioni, tutta la lunga lista di informazioni c'è anche, dico la verità, dico il falso. Quindi quella è un'altra delle cose per cui la ridondanza è utile, cioè basterebbero meno satelliti, cioè una ridondanza per permettere di avere una buona precisione anche quando qualche satellite non funziona. Qual è il problema grosso del GPS però? Quello che diceva il nostro Sarge, cioè che gli americani un giorno si girano e dicono basta, abbiamo scherzato, ora lo richiudiamo perché serve a noi. Che cosa hanno fatto gli europei? Ha detto dobbiamo farcene uno noi. E quindi hanno, nel 2003 c'è stato un accordo tra l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea, poi si sono uniti anche Cina e Israele, forse si uniranno anche l'India e altri paesi. Proprio in seguito a pressione degli USA dopo l'11 settembre, che ha detto, cari amici europei, non fatelo anche voi perché potrebbe essere pericoloso. Qua hanno detto questo tutti i paesi europei che erano un po' indecisi, hanno detto no, ci sto, facciamolo. E quindi è partito il progetto europeo. Questo progetto europeo è rivolto principalmente al settore civile e commerciale, perché si è visto che le applicazioni del GPS sono veramente interessanti. Certo. Anche perché c'è un traffico, solo il traffico aereo non può pensare di spendere, quindi hanno un sistema del genere. Sì. O vogliono dividere le spese. Appunto, però non ci si può fidare che gli americani, perché il sistema americano è in base, è in mano ai militari. Certo. È militare, il GPS è militare. Quindi se a un certo punto decidono che è meglio che gli altri non soffiano, loro lo chiudono. Che altro potrebbero reintrodurre le loro rivoluzioni? Potrebbero reintrodurre. Spegnono no perché serve per primo loro. Sì. Però possono introdurre. Potrebbero reintrodurre l'errore. Che poi si riesce a evitarlo lo stesso. Però, sì. Cioè, noi con il nostro navigatore sulla macchina non lo possiamo più usare perché se sbaglia di 150 metri non ci serve più. Pensare che riducano l'errore, ma non che lo sospendano. Sospendere è probabile anche perché appunto tutto il traffico aereo credo che ci si basi un po' tanto. La cosa però per meno di 100 metri. Il traffico aereo fino a pochi anni fa si basava sul GPS solo come ausilio non ufficiale. Non era comunque consentito fino a pochi anni fa fare navigazioni con solo GPS. Adesso, proprio perché ormai ci sono sistemi diffusi e perché ormai i pensabili lo tengano, ci sono anche delle procedure e delle navigazioni autorizzate con solo GPS. Però fino a pochi anni fa e comunque dal punto di vista della dotazione degli aerei continua a essere un ausilio ma non la fonte primaria, cioè se il GPS non ci fosse si naviga e si arriva comunque a fare qualunque. Non è un sistema ufficiale.
No, no, è già un po' più ufficiale, ma non è ancora accettato come unico. Sì. Nel 2005 è stato lanciato il primo satellite, che si chiama Giove, dove Giove è proprio G-I-O-V-E, perché Galileo in Orbit Validation Element, e sono già stati mandati alcuni satelliti in orbita. E sì, l'entrata in servizio è prevista per il 2014, avrà 30 satelliti orbitanti su tre piani a una quota di 24.000 km. Questo è il progetto, il nostro progetto rosso. Anche in questo caso ci sarà un servizio criptato ad alta accuratezza a pagamento, ma la precisione che comunque fornirà sarà sarà migliore del GPS, da quanto mi risulta, e sarà garantita e disponibile a fini commerciali e civili per tutto il mondo. Però servizio criptato ad alta accuratezza a pagamento. Cioè, faranno anche un servizio aggiuntivo molto... No, ma ci sarà anche quello per militari? Non... Ci sarà anche quello per militari? Che, per nessuno. Che nessuno sa niente, però diciamo, a fini civili c'è un servizio che sarà garantito, probabilmente anche in collaborazione con il sistema russo, GLONASS, che anche lui ha i suoi satelliti, e ho letto che per esempio l'iPhone prende sia GPS che GLONASS. E ho finito qua. Cosa succederebbe di fronte a una grossa perturbazione solare di tutti questi satelliti? Si vede dire. Qualcosa si rovina. Allora, in realtà... Sì. Ma infatti in Canada, quando era successo, un satellite sono stati all'oscuro per un sacco di tempo. Esatto. Mi sembra nel 1980. Ma adesso c'è, l'ho tolto quei lucidi perché me ne erano venuti troppi. Ci sono 31 satelliti funzionanti e più altri, non so quanti, inattivi, che però sono attivabili in caso di bisogno. Il che ha una ridondanza così grande che dovrebbe permettere una correzione in caso succeda qualcosa contemporaneamente diversi satelliti. Ho letto anche che originariamente i satelliti erano messi molto precisi a distanza nella loro orbita, i quattro satelliti che condividevano l'orbita erano messi a distanze molto precise. Sono accorti che il sistema è più robusto se non sono messi così precisi a quattro angoli, ma un po' più sfasati, perché permette una migliore ricostruzione del segnale in caso ci siano diversi satelliti non funzionanti o semplicemente non li vedi perché c'è un palazzo davanti. Quindi ho visto che in effetti spostandoli un po' dalla posizione originaria si ha una maggior facilità di ricostruire la posizione corretta. Mi è sfuggito un passaggio, Dimmi. Il giovane, quando ha iniziato a legname a costruire il mio orologio, alla fine dice gli ha regalato un orologiaio di orologio. E allora cosa gli fa? Se già esisteva l'ha reso preciso. Quello che gli è stato regalato. Gli ha regalato un orologio da taschino, a che lui è iniziato a pensare che non era così preciso, che non aveva la precisione necessaria per andare in mare, aveva la precisione necessaria per stare nel taschino di una persona e quindi essere riposizionato, risincronizzato ogni giorno. Cioè lui ha messo insieme l'idea di farlo così piccolo con la precisione che solo lui era riuscito a ottenere. Ma probabilmente gli ha anche suggerito delle soluzioni per rimpicciolire. Sì, sì, delle tecniche, degli strumenti per poterlo fare. Che già erano sperimentate nel rimpicciolimento degli orologi da taschino. Sì.
Ma scusi, in definitiva la longitudine, come la misuravano? Intendo dire, si portavano a bordo questo orologio. Questo orologio, no? Quindi a un certo punto l'orologio. Che segnava una certa ora. Che segnava una certa ora che era l'ora di Londra. Benissimo. Quindi loro sapevano quando era mezzogiorno locale del posto dove si trovavano, no? Cioè col sole alla massima altezza, o a mezzanotte, non lo so, quando calcolavano il mezzogiorno locale, guardavano che ora era, la differenza delle ore